14.000 i nuovi casi di carcinoma mammario metastatico che vengono registrati ogni anno in Italia. Ed in particolare in questo momento ci sono circa 37.000 donne in Italia che convivono con una diagnosi di carcinoma mammario metastatico. La maggior parte di questi casi sono casi di tumore con recettori ormonali positivi e HER2 negativo. Ed è proprio per questa popolazione di pazienti che ad oggi sono rese disponibili nuove possibilità di trattamento. Nella sessione scientifica, in una delle sessioni scientifiche dell'ultimo congresso IOM, abbiamo affrontato proprio il tema del trattamento personalizzato di questo sottogruppo di pazienti. Ed in particolare sono stati discussi i risultati dello studio Mona Lisa 3, che ha confrontato il trattamento con fulvestrant più ribociclib verso il trattamento con fulvestrant da solo. Lo studio ha dimostrato che l'aggiunta di questo inibitore di cicline al trattamento endocrino standard determina un miglioramento sia della sopravvivenza libera dalla progressione che della sopravvivenza globale. Lo studio Mona Lisa 3 in realtà ha reclutato una popolazione che comprendeva sia pazienti con tumore endocrino sensibile sia pazienti con tumore endocrino resistente. In particolare nello studio sono entrate una quota di pazienti con tumore con endocrino resistenza primaria, vale a dire pazienti che sono ricadute entro i 24 mesi dall'inizio del trattamento ormonale adiuvante o che sono progredite entro i primi 6 mesi del trattamento di prima linea ormonale per la malattia metastatica, quindi pazienti che hanno un tumore resistente al trattamento ormonale. Anche in questo sottogruppo di pazienti, l'associazione di ribociclib più fulvestrant ha dimostrato un miglioramento della sopravvivenza globale rispetto al solo trattamento con fulvestrant. Nel corso del simposio, inoltre, è stata sottolineata l'importanza della disponibilità di un nuovo farmaco che è rappresentato dall'alpelisib. L'alpelisib è un trattamento, è un farmaco specifico contro una mutazione piuttosto frequente nel carcinoma mammario con recettori ormonali positivi che è rappresentata dalla mutazione di PI3K. Questa mutazione è presente in circa il 40% delle pazienti con tumore endocrino sensibile. Sono stati discussi i risultati dello studio SOLAR-1, studio che ha dimostrato che il trattamento con alpelisib più fulvestrant determina un miglioramento della sopravvivenza globale rispetto al trattamento della sopravvivenza libera da malattia rispetto al trattamento con solo fulvestrant. Inoltre l'aggiornamento recente di questo studio ha dimostrato un miglioramento numerico, anche se non statisticamente significativo, anche in termini di sopravvivenza globale a favore dell'associazione alpelisib più fulvestrant rispetto al solo trattamento con fulvestrant. Quindi sostanzialmente in questa sessione si è sottolineato l'importanza di personalizzare il trattamento nelle pazienti con recettori ormonali positivi e con tumore metastatico al fine di poter scegliere il miglior trattamento in base anche a quelle che sono le caratteristiche biologiche del tumore di cui la paziente è affetta. Quindi andiamo sempre di più verso un trattamento a misura della paziente, a misura del tumore, e il risultato è rappresentato da un miglioramento di quelli che sono i risultati terapeutici che noi riusciamo a ottenere in questo sottogruppo di pazienti.